Allora, pandemia, rivoluzione digitale, crisi dell'economia, che momento è per le imprese italiane, per la nostra economia? È il momento di osare, risponde Nino Lobianco, autore di questo libro, Here to Dare, l'ha scritto anche in inglese, è il momento di usare, appena uscito da Rizzoli Open Lab. Nino Lobianco è con noi, grazie di essere con noi. Grazie a voi. Nino Lobianco ha bisogno di poche presentazioni, perché nel mondo dell'impresa italiana ha fatto la cultura, in particolare della consulenza, è stato pioniere e imprenditore e manager della consulenza dall'inizio degli anni 70, quando ha fondato Telos Consulting, poi confluita in Deloitte, che ha guidato fino al 2003, quando insieme ad alcuni partner ha fondato BIP, che è la prima multinazionale italiana nel mondo della consulenza, che oggi impiega oltre 3.000 persone in tanti mercati. Io, Lobianco, però inizierei proprio da qui. Perché oggi è il momento di osare, proprio quando siamo anche tutti un po' confusi, spaventati e incerti di fronte a questa situazione? Perché questa situazione è drammatica ma passeggera. Il digitale è invece una rivoluzione permanente, una rivoluzione che segnerà la storia, per cui io credo che i ragazzini fra qualche decennio a scuola impareranno che la preistoria finisce con l'anno 2000 e che la storia è di questi e comincia adesso, ed è una storia che porterà a dei cambiamenti sostanziali nel modo di vivere, nel modo di fare business, nella relazione fra le persone. È la prima volta che l'umanità è ubiqua, cioè può parlare, vedersi, lavorare a distanza, può lavorare con la stessa lingua. Ci sono 6 miliardi di cittadini di questo mondo che bene o male riescono a capirsi, a parlarsi in inglese. C'è un codice di comunicazione che è data da strumenti amministrativi e di finanza che consentono di sommare realtà molto lontane e molto diverse geograficamente. Quindi è una situazione in cui affacciarsi a questo mondo del digitale, cercare di approfittare di questo momento di grandissima rivoluzione è fondamentale. Tenga presente che la gente più ricca al mondo oggi, quelli che fanno poi le copertine degli uomini più ricchi, non avevano un euro, un dollaro 30 anni fa. Hanno rischiato, hanno profittato di questo e hanno sostituito la ricchezza materiale, che era data da oro, carbone, petrolio, acciaio e così via, con immaterialità, con grandi capacità di pensiero. Io credo che sia un momento in cui ci sono delle opportunità incredibili e si bisogna cercare di cogliere al momento in cui stanno nascendo. Ecco, lei conosce molto bene le imprese italiane, sono imprese anche tipicamente piccole, medie, non solo grandi, e lei diceva, è vero, coloro che sono diventati miliardari in questi anni sono anche coloro che hanno iniziato le grandi società del digitale, i Jeff Bezos e i Bill Gates, ma qui abbiamo imprenditori che sono anche spaventati dal digitale perché devono investire e spesso non conoscono quella che è la strada giusta, la tecnologia cambia molto rapidamente. Qual è la vostra visione su quali sono le strategie giuste? Come accompagnate anche le imprese insieme dentro questa rivoluzione? Beh, intanto non incoraggiamo tutti a investire, perché chi è in vecchi settori, in settori che sono superati o che avranno grandi problemi di sopravvivenza, è bene che non investano, è bene che salvino il salvabile e cerchino di ricreare delle posizioni in nuovi settori. Ma ci sono moltissimi settori che possono approfittare e approfittare ampiamente di questa opportunità che si sta presentando in maniera incredibile, per cui settori fintech, high tech, informatici per definizione, ma la capacità di utilizzare questo in banca, la capacità di utilizzare questo a valle delle infrastrutture di telecomunicazioni, dell'energia, tenga presente l'auto elettrica, il fatto che per la prima volta si pensi che dei privati faranno dei viaggi interplanetari, basta prenotarsi pagando 250.000 dollari e sono almeno 3 grandi imprese oltre Elon Musk e Bezos che si stanno battendo per avere questa primazia. Quindi i piccoli hanno delle opportunità incredibili perché hanno il mondo a disposizione se sono capaci di coglierlo, i grandi devono fare grande attenzione ma possono entrare sui mercati più lontani e che sembravano inaccessibili fino all'altro ieri.
Questo credo che sia la morale da tenere presente. Intanto però, come sa, la congiuntura, la crisi pesante dell'economia porta molti anche capi azienda a guardare soprattutto al lato dei costi, a cercare di ridurre le spese in questo momento, spesso ridurre anche gli investimenti. Un'indagine di queste ore dice che il 42% delle imprese italiane quest'anno e il prossimo investirà meno che nel 2019. È la strategia giusta, perché in fondo bisogna guardare anche l'equilibrio, il bilancio, il tema della liquidità, oppure oggi non perdere il contatto con il futuro rischia di mettere fuori gioco poi le imprese che non riusciranno a dotarsi anche di questo tipo di tecnologia, a lavorare con l'intelligenza artificiale, a lavorare con i dati, in particolare a stare nel digitale nel modo giusto? Allora, utilizzare quello che ha citato adesso recentemente, questi strumenti digitali, è un must. Non sopravviverai, tanto che sia in un settore, come dire, tradizionale, tanto che sia un settore molto avanzato oggi, ma che rischia di essere superato domani, se non investi in queste cose. Inutile investire per migliorare l'efficienza di cose che vanno a morire. Si immagini qual è stato il trauma per chi produceva carrozze a cavalli alla fine dell'Ottocento, quando sono arrivate le automobili. Ecco, noi abbiamo moltissimi produttori, facendo il paragone, che continuano a cercare di produrre carrozze a cavalli. Devono pensare che è un mondo finito, è un mondo che va verso la fine. Mentre invece ci sono una serie di settori crescenti e assistiamo ad una proliferazione di queste cose, soprattutto di tipo immateriale. Quindi l'investimento non è più tanto su macchinario, terreno, fabbricati. In questo caso le aziende stanno risparmiando o risparmieranno con lo smart working, avendo un po' meno uffici comunque molto diversi da quelli che c'erano in precedenza. E non devono investire in ripetizione di quello che sapevano fare, devono investire nel nuovo, tanto che sia software, tanto che sia hardware, cioè cose che portano a nuovi servizi e nuove produzioni. Tenga presente che ci sono più di 1000 unicorni al mondo, cioè aziende che fatturano più di 1 miliardo generato dal digitale negli ultimi 8 anni. Non ce n'è quasi nessuna europea, non ce ne sono di italiane di questa forza, e sono quasi tutte americane o cinesi. Rischiamo di diventare schiavi di economie lontane che si sono fatte avanti soltanto perché hanno l'occhio più aperto, più vispo, e stanno guardando al futuro in maniera non difensiva, come spesso stanno cercando di fare i nostri imprenditori, ma in maniera aggressiva, cioè cercando di sfruttarne il potenziale. È per questo che lei dice bisogna osare, bisogna giocare d'attacco in questo momento, nonostante siamo un paese, lo Bianco lei lo conosce bene questo paese, in cui l'e-commerce ad esempio è utilizzato, prima di questa crisi era utilizzato da meno del 10% delle aziende, poi abbiamo visto che nei mesi del lockdown anche l'e-commerce di vicinanza, anche le botteghe, i negozi più vicini hanno imparato che si poteva utilizzare il digitale per continuare a fornire i propri servizi, quindi si è innescata anche un'accelerazione da questo punto di vista, però il paese scontava ritardi che riguardano anche le connessioni, la banda larga, adesso stiamo recuperando anche abbastanza rapidamente. Come vede le prospettive del paese da questo punto di vista? Io credo che ci siano grandissime prospettive che non sono per tutti, ci saranno purtroppo parecchi, molti che pagheranno il loro ritardo culturale, il loro ritardo nell'imprenditivo. Che hanno usato o che stanno usando poco, ma coloro che stanno usando, in particolare anche medio-piccoli, stanno sconvolgendo il panorama delle aziende italiane. Cioè, se lei va a vedere quello che è oggi il numero di quotate o di aziende che si avviano alla quotazione, sono tutte di carattere innovativo, fortemente innovativo, e trovano capitali e trovano investitori molto, come dire, disponibili in questo senso. Quindi io sono molto, come dire, non ottimista, ma sono ancora una volta convinto che l'Italia parte sempre con grandi ritardi. Siamo piuttosto pigri nella partenza, ma una volta lanciati credo che riusciamo
a, se non a recuperare, perlomeno di inserirci nel contesto internazionale con delle buone possibilità. Guardi quanti top manager nelle aziende innovative che ha citato prima, le grandi aziende web, le grandi aziende tech, quelle che si chiamano l'over the top, no? Che sono italiani. Quindi vuol dire che non siamo negati nel fare queste. È il contesto che non aiuta, c'è poca lungimiranza da parte del governo, c'è una grossa impreparazione della classe dirigente, ma ci sono fermenti e persone giovani che hanno una grande dimestichezza con queste cose e che io credo saranno l'asse portante del nostro sviluppo. Questo è molto importante. Voi peraltro come BIP, come le aziende di consulenza, assumete anche centinaia di giovani ogni anno, e glielo chiedo perché il suo libro precedente, Volevo fare il consulente, 50 anni di capitalismo italiano visto da vicino, raccontava anche l'evoluzione di quei capitani d'azienda che avevano fatto crescere anche l'industria, l'impresa italiana. Le chiedo, vede delle nuove generazioni pronte a prendere il loro posto, e come sarà diverso il capitalismo di domani? Dove sono i giovani talenti? Ci sono in questo momento in grado di dare un futuro anche alle imprese, alle aziende leader nel nostro paese? I talenti ci sono certamente. È difficile capire come potranno diventare dei grandi imprenditori, ma in questo momento c'è un fermento, una crescita notevolissima di giovani che si avviano a questi lavori del futuro e che iniziano il loro viaggio nel mondo del lavoro avendo una piena consapevolezza del nuovo gioco. Noi perché siamo riusciti a crescere e a crescere così tanto in pochi anni? Tenga presente che noi abbiamo meno 17 anni di vita come società, mentre invece i nostri competitor ne hanno 130, 140. Quelli di taglia globale con cui noi ci battiamo. E perché siamo stati fra i primi ad investire così massicciamente, in maniera così determinata, nel mondo del digitale. Prima abbiamo cominciato con l'innovazione, l'incubatore dell'innovazione, poi abbiamo continuato sviluppando quello che si chiama il design thinking, in particolare nel mondo del mercato e del customer, quindi il customer journey. Poi abbiamo proseguito con l'altra faccia della medaglia, cioè come si sviluppa il lavoro all'interno delle aziende e come deve essere razionalizzato e influenzato dai nuovi strumenti digitali, e quindi quello che si chiama l'employee journey. E poi la fonte di tutto questo mondo, che sono i dati, questa ricchezza incredibile che è data da l'informazione minuta, che poi va razionalizzata, selezionata, instradata e portata ad avere delle indicazioni tanto di tipo proiettivo quanto di tipo simulazione del futuro. Quindi big data da un lato, e dall'altra parte la sicurezza che diventa sempre più importante per il proliferare delle occasioni di accesso, di hackeraggio, di malware e così via, soprattutto per le aziende di grandi dimensioni, visto che i punti di accesso ai sistemi informativi sono diventati migliaia, mentre prima erano concentrati in pochi grandi centri. Sentalo Bianco, le voglio anche chiedere come vede anche il futuro di BIP, perché voi tra i motori della vostra crescita c'è stata l'internazionalizzazione, siete andati a sfidare i concorrenti anche a casa loro, non ultimo il mercato inglese in cui siete entrati recentemente. Le chiedo se di fronte a quello che sta succedendo, aeroporti vuoti, traffico e commercio internazionale in calo, pensate che comunque anche dal punto di vista della consulenza la dimensione globale sarà sempre più importante, oppure questo rischia di prendersi uno stop di fronte a quello che ancora per qualche tempo la pandemia ci costringe a vivere? Con una battuta, la prima che ha detto, cioè io credo che ci siano delle grandissime opportunità, e credo che in questo momento chi ha la fortuna come noi di lavorare molto, di essere particolarmente concentrati sui settori portanti dello sviluppo economico mondiale, le telecomunicazioni, i media in genere, l'energia, le rinnovabili, le trasformazioni dell'utilities,
banche intese poi con sistemi di pagamento, con fintech, cioè con la parte nuova, la parte che resisterà e che farà rivivere una nuova vita alle aziende bancarie, abbiano delle grandissime possibilità. Mi piace citare quello che lei ricordava, la nostra acquisizione della Chaucer in Inghilterra e negli Stati Uniti, e che diverrà BIP con l'inizio dell'anno, anche in chiave di brand, è per noi un passo estremamente importante, un passo di crescita anche di cultura. È la prima volta che usciamo dal contesto più, come dire, di comfort in cui eravamo abituati, Italia, Spagna, Sud America, Turchia, paesi arabi e così, e affrontiamo una integrazione importante con il mondo anglosassone, diverso per cultura, per abitudini, per legislazione, per tutto il tipo di funzionamento che possiamo immaginare in questo tempo. E per noi è molto importante e sarà un'ulteriore spinta per entrare sul mercato americano, che poi è il più grande mercato della consulenza mondiale, e in questo momento credo che noi siamo stati scelti da loro non tanto perché abbiamo pagato il giusto, ma c'erano competitor che offrivano molto di più di noi, quanto per il fatto che per la prima volta non siamo stati considerati serie B o dei follower, ma degli innovatori. Abbiamo portato e porteremo delle competenze, big data, cyber security, digitale in genere, molto avanzate, che loro non avevano. Certo. Quindi questo lo hanno visto come un grande vantaggio per loro. Io devo andare alle conclusioni, Nino Lobianco, le voglio fare una domanda che riguarda anche il Paese, perché la sfida più grande che abbiamo in questo momento è ridisegnare la nostra economia, cioè tracciare il percorso per la ripresa. Per una volta le risorse ci sono, arriveranno in gran parte anche dall'Europa, il Recovery Fund. Voi siete consulenti, che consiglio darebbe oggi a Conte, al governo italiano, su come impostare anche i progetti che dovranno consentirci di accedere ai fondi del Recovery Fund e scrivere una nuova e descrivere una nuova economia per le prossime generazioni? Ma se Conte, se avessimo la garanzia che Conte è poi il regista di un'operazione di questa portata e di lungo termine, io gli direi di avere coraggio, di accettare la sfida e di convogliare le risorse per iniziative che abbiano il successo e la portata nel medio e lungo termine, e non badare troppo al particolare o al breve termine. Purtroppo la nostra classe dirigente politica è in questo momento focalizzata sul breve, brevissimo, sul consenso a giorni o a settimane in funzione delle elezioni di turno, e abbiamo perso fino ad ora molte delle potenzialità, come lei ricordava, e adesso siamo alla rincorsa perché partiamo in ritardo, non riusciamo a convogliare sufficientemente risorse nella ricerca, nello sviluppo, nell'istruzione su quest'area. Questo sarebbe non il consiglio, ma direi l'imperativo da utilizzare. Allora, Nino Lobianco, grazie ancora, presidente di BIP, autore di È il momento di usare per Rizzoli, sottotitolo Riusciranno le aziende a sfruttare il potere del digitale. Grazie ancora, buon lavoro e a presto. E grazie a voi per averci seguito, vi lascio agli altri aggiornamenti alla cronaca dalla redazione di Class CNBC. Sì.